Siamo a Barile, Casa Arteteche, siamo con Giulio Bagnale, fondatore di questa bellissima cantina giovane che nasce da un progetto sociale che Giulio ci racconterà, e, una cantina che prova a valorizzare il territorio con una nuova filosofia anche di linguaggio enoico. E, Giulio, che ci dici? Che vi dico? Vi dico che Arteteche è una cooperativa agricola nata nel 2017, uscita sul mercato con i suoi primi prodotti a giugno del 2018, ed è figlia di un progetto di inserimento, di formazione, inserimento lavorativo delle fasce più fragili della società e della nostra comunità, che è stato lanciato dall'associazione AIAS di Melfi di Matera. E abbiamo iniziato questo percorso facendo, fare della formazione, l'apprendistato per così dire, a uno dei ragazzi che aveva completato il percorso riabilitativo in associazione ormai da tempo, e grazie all'aiuto degli amici dell'azienda di Valle Reale in Abruzzo, a Popoli, abbiamo con loro chiuso un accordo per questo apprendistato. Il ragazzo è quindi partito per la prima volta da Melfi, ha lasciato casa, ha lasciato il suo contesto e il suo ambiente per andare a imparare i mestieri del cantiere. Santina, il tuo vino porta in cambiamento o dove si inserisce rispetto all'attuale produzione di aglianico che noi conosciamo? Allora, intanto mi piace, voglio sottolineare, ti faccio una correzione, non per dire correggerti, è il nostro vino, non è il mio vino. È il vino figlio di un'idea nella quale ci hanno accompagnato e ci hanno sostenuto in molti, a partire dagli amici appunto della Cantina Valle Reale, a partire da Alessandro Bocchetti, che nei primi anni di vita della nostra cooperativa ci ha non solo sostenuto, ma ci ha fornito indicazioni, ci ha fatto da guida e ci ha indirizzato verso una lettura di territorio più contemporanea, più moderna. È il vino che corrisponde al nostro gusto, fondamentalmente, nel senso quello che ci piacerebbe bere quando usciamo, quando siamo a cena fuori, siamo a pranzo fuori, quello ci piacerebbe stappare e bere sostanzialmente. Ed è anche il vino prodotto dal lavoro del nostro enologo, che è Luca Faccenda, giovane enologo piemontese, entrato nel progetto alla fine del 2019, che ha abbracciato il progetto per intero e che ci guida a fare in modo che la nostra idea di vino poi nella lavorazione delle uve, nella loro lavorazione, nel loro affinamento, diventi protagonista nelle bottiglie che noi facciamo. Allora, l'azienda si chiama Arteteche, che nel dialetto di questo territorio, viene da Napoli ovviamente, vuol dire praticamente irrequietezza, che è la malattia, per così dire, dei bimbi che non stanno mai fermi, no? Quelli che a casa tu gli dici di stare seduto un attimo, che adesso si mangia, come ti giri, lo trovi che corre da qualche parte. E si chiama Arteteche perché Arteteche ci sembra, che vesta bene il progetto, che è un progetto un progetto rivolto sostanzialmente a offrire una possibilità alle fasce più fragili della popolazione. Cioè, la nostra idea è che fare vino è un atto agricolo. È un atto agricolo perché ti prendi cura del territorio. Secondo noi non puoi prenderti cura del territorio prendendoti cura solamente della terra, del campo, della vite. Devi prenderti cura del territorio prendendoti cura anche della comunità che su quel territorio vive. E tutto quanto territorio. E quindi noi cerchiamo sostanzialmente di fare in modo che con il nostro lavoro di prenderci cura anche della parte più fragile e meno, con minori opportunità della nostra comunità. L'idea di Arteteche qual è quindi? L'idea di persone a cui la vita ha assegnato un posto nel quale stare, che decidono di invece non starci. Quelli che non si rassegnano a star seduti lì dove la sorte li ha messi. E quindi il nome ha questo significato sostanzialmente.
Al centro del marchio, al centro di questo logo, c'è questa farfalla, il profilo della farfalla, che è il profilo della bramea. Questo per dargli una collocazione territoriale, ovviamente. La bramea è questa farfalla preistorica che è sopravvissuta praticamente solo sul Monte Vulture, tant'è che intorno ai laghi di Monticchio c'è questo parco nazionale che sta lì a proteggere appunto la bramea dall'estinzione. E la bramea alla fine è un verme che ha deciso di smettere di strisciare e iniziare a volare. Per cui anche la bramea, oltre a rappresentare, come dire, l'identità del nostro territorio e quindi anche la nostra identità culturale, è anche la bramea, come dire, un simbolo di reazione, diciamo, a una sorte, a un destino che non necessariamente devi accettare. Il logo è un po', come dire, prende ispirazione, ruba ispirazione in maniera, come dire, anche bandita dal marchio Half Dollar di Franco Angeli. E quindi, anziché avere la scritta, come dire, classica Half Dollar United States of America, cioè Artetek, la traduzione restless in inglese in vulture, per cui irrequieti nel vulture, e al centro, anziché esserci l'aquila degli Stati Uniti d'America, c'è la bramea del vulture, fondamentalmente. E questo è, diciamo, il marchio dell'azienda che poi trovate su tutte quante le bottiglie del nostro vino.